sfigati, secchi e brutti. Un colpo sotto vi aggiusta tutti. Se ti senti oppresso ed a tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso. Eccoci ragazzi, scusate, c'era un problema sul server. Questo sembra che vada bene. Perciò buonasera a tutti. Aspettiamo che rientra la gente. Ieri ho iniziato un corso e ho tirato un colpo sotto al maestro. Aia. Attento, quello ti rende invalido però, eh. Non vi fate invalidare. Vediamo un po'. Se riusciamo a far ripartire tutto, ma qua Twitch, che cazzo di server mi dai, porca miseria. Welcome back, dai. Adesso facciamo entrare anche il nostro ospite, però aspettiamo un attimo se stabilizza il server, così siamo sicuri. Buonasera Giovanni, buonasera Lorenzo, Francesco, Sdozzino, ma quando inviti Steven Sega? Steven Sega, ragazzi, non è facile. A parte che ci vuole non una telecamera normale, ma una 360 per riprenderlo. Cioè, come fai se no quello? Mi hanno dato un server scoppiato, praticamente. Che dici? Aspetta, va, che vediamo se sale un pochettino. Che botta, raga. Che botta. Allora, Fabrizio Resta aveva rinnovato l'abbonamento. Intanto grazie Fabrizio che l'hai rinnovato proprio nel momento di difficoltà del server. Però, vabbè. Cicalo, chiedi un server a Pornhub. Che ce famo? Cicalo, fregagli la sigla a Franchino. Perché tu frega la sigla? Ma quale dici? Quella nuova? Quella mezza rap? Cicalo, che ne pensi di Lo Russo? Lo spazio russo, chi è? Lo Russo è tutto attaccato, non è staccato. Quella nuova di San Fabio, quella è Franchino il criminale, quella nuova. Che gliela frego, scusatemi. Quella è già sua, proprio è della persona, è Franchino. Un po' di figa qua, qui è sempre assente. Anzi, mandiamo un paio di messaggi, così partiamo pure con l'ospite della serata. Allora, intanto scriviamo al nostro ospite. Aspettate che mi serve solo controllare. Quando vuoi. Ecco qua. Aspettate. Eccolo. Dov'è? Qua. Ma appena lo vedo. Grazie Diaci. Ammazza, sei arrivato 11 mesi Diaci. Complimenti. 11 mesi. Aspettate che ho sentito il click, ma me lo sono perso. Ok, oddio. Ok, aspettate che switcho e ci siamo. Allora ragazzi, questa sera nostro ospite Alessandro Ricuccini. Spendo due parole così ve lo presento. Allora, Alessandro è ex kickboxer, giusto? Sì. Ok, e hai vinto anche diversi titoli kickboxing. Attualmente pugile in attività, con all'attivo un titolo WBC Silver, e in più sei anche un ingegnere informatico, che uno fa ridere a dirlo così, però fa veramente ridere, perché uno dice, vabbè, ma è pugile, mena, fa pure l'ingegnere informatico. Eccolo qua, infatti già te commentano, vedi, mito Ricuccini, bella Ricuccini, c'è pure Franchino il criminale stasera. Ah, anche Franchino. Sì. Ah, Franchino, ma vuoi intervenire pure tu? Aspetta, fammi entrare pure Franchino. Aspetta, gli mando, così fammi entrare. Aspetta, Franchi, che ti mando il link, però. Allora, così ci abbiamo pure Franchino. Allora, dove cacchio sta? Eccolo. Mandiamo invito a Franchino.
Ecco perché non lo trovo. Io lo cerco sempre come Franchino, e quello non lo trovo. Vai, Franchi, te mando. Così ci siamo tutti. E tanto noi già stiamo in diretta, ovviamente su Twitch, poi se c'hai il client dall'altra parte vedi pure i commenti, se no ogni tanto poi li Ah, su leggo. Twitch? Sì, Ma ce sì. l'ho l'account Twitch. Sì, se, vabbè, se non c'è una, ce devi avere l'unica cosa, un altro dispositivo. Aspettate, Sono fa. un altro telefono, l'avevo installato, ti ricordi, quel tempo quando ti seguivo? Oh, solo che uno mi dà Franchino, porco, dici, c'ha la webcam più brutta d'Europa, porco Oh, cane, sto col cellulare, ma non mi rompere le palle. oh. Bella Rico G, buonasera! Buonasera, Bello, Cioè, grande, Franchino non solo c'ha Rico G. la webcam più brutta, c'ha le luci più brutte d'Europa, c'ha il No, non mi microfono più rompere i brutto coglioni, d'Europa. no, io calcola, ti ho scritto in chat, devo mangiare, io ancora devo pranzare, vabbè, mo mi sto a fare i fish burger da Findus al forno, mo mi mangio in diretta, mi mangio in Muore, diretta. Grande Mito Rigucini, che porta il nostro orgoglio italiano all'estero pure, che va a combattere, che vince, grande Rigucini, però ricordate una cosa, Rigucini, io te gonfio quando te pare, quando, cioè, quando te pare te gonfio. Sto anche fuori allenamento, quindi mi gonfio anche di più. Allora che ci vuole? Con una mano sola, se già prima te Regà, parla mo ti gonfio. organizziamo, mo appena finisce tutto quanto, organizziamo un po' di sfide a Roma, dai. Sì, Riguccini che cosa stavo che, contro pensando? Franchino, dai, ci può Oh, stare. stava a scherzare, Ricucci, stava a scherzare. Oh. Bello, bello lui. Oh, c'è pure nonno Sandro stasera. Beh, allora ragazzi, facciamo raccontare ad Alessandro Riguccini un attimino la carriera pugilistica, dai. La carriera pugilistica. Perché tu giustamente spesso hai combattuto in Messico, poi hai combattuto anche in Italia con DAZN, ti ricordi quando poi Sì, t'avevo l'anno visto io? scorso. Esatto. Però tanti chiedono: ma come funziona? Come si fa a diventare pugile professionista? Raccontaci un libero, quello che preferisci, cioè come hai iniziato il Ma guarda, pugilato. la mia carriera pugilistica è iniziata in modo non, diciamo, ortodosso, in quanto venivo, come già detto tu in precedenza, da una lunga carriera di kickboxing. Considerate che tra incontri dilettantistici e professionistici avevo fatto più di 200 match, se non Mazza, ricordo male, 200 match kickboxing. di kick. Sì, di cui una cinquantina professionista. Ah. Quindi quando sono passato professionista già subito combattevo prima serie. Per via della legislazione italiana potevo combattere prima serie. Ho fatto pochissimi incontri dilettante e poi sono passato subito professionista. Però c'è da dire che quando facevo kickboxing, lo dissi anche nel video, quando facemmo il video l'anno scorso, ti ricordi, di a Roma, Sì. che io sono per migliorare la parte appunto pugilistica durante la mia carriera di kickboxing, perché paradossalmente ero carente nella parte pugilistica. Eh beh, sì, perché stai allenando Sono sei kick. Eh sì, generalmente quelli della kickboxing più che altro tirano anche pochi colpi al corpo, lo dico più che altro perché l'ho visto la differenza quando poi sono diventato pugile. Ma adesso chiedono se tu ancora combatti kickboxing. No, No, ok. assolutamente. Guarda, l'ultimo incontro, tra virgolette, serio è stato il titolo mondiale della WAKO Pro che feci nel 2012. Poi ho fatto altri incontri anche con titoli in palio, però Perciò titoli sono 8 anni che non liberi combatti dei totalmente. kick, No, professionalmente. assolutamente. Kickboxing, l'ultimo incontro serio lo feci nel 2012, che era il titolo proprio mondiale, proprio il titolo mondiale, quello del CONI, della WAKO, della PKB. Non so se Sì, penso che tu sì. sia a conoscenza delle federazioni. Nel kickboxing ce ne sono anche più che nel pugilato, quindi diventa anche più difficile capire se uno è campione del mondo o è una federazione che conta meno, sempre guardando rispettosamente. Per quanto riguarda la box, ero già forte di 2 anni Ma chiedono dietro. se c'è qualche tuo incontro di kick su YouTube. Mi sembra di sì. Allora, i titoli mondiali ci sono tutti. Io Ah. vi consiglio di guardare quello che stavo Dopo li possiamo citando. far vedere, pure. Sì, è con Aleksandar Gojić del 2012, il serbo, e l'altro titolo mondiale di Full Contact in questo caso, nello specifico,
era con Rashid Boumalek. Questi sono i due titoli mondiali che ho fatto nella WACO, che è la federazione più importante a livello mondiale nella kickboxing. Poi ho fatto anche altri titoli, li troverete su YouTube, ci sono anche dei combattimenti, pensate, YouTube, che ho postato io stesso, di kickboxing dilettantistica e anche un, due o tre incontri di sandà, perché io inizialmente quando ero dilettante facevo anche sandà. Che avevo una perché lo stile poi c'è dentro. Senti, ma chiedono se ti sei trovato meglio nella kickboxing o nel pugilato? In generale, ma, io ho detto anche nel video che avevamo fatto tempo fa, sicuramente ho trovato un tasso tecnico più difficile sulla, sul pugilato, perché oggettivamente c'è più competizione, c'è più praticante a livello mondiale, come si dice in Messico, si dice c'è più livello sul pugilato. Più, non c'è, più gente lo fa, più diventa difficile, sì, vincere. Poi in Messico, siccome lì lo fanno ancora più persone, diventa ancora più complicato. La cosa sembra paradossale, perché uno dice ci sono anche i calci nella kickboxing, questo è vero, per imparare i calci non è facile. Ma tu hai fatto pure MMA, scusami? Ho fatto solo due o tre incontri, se non ricordo male, ah, ma di bassissimo livello. No, perché me lo stanno scrivendo i ragazzi che hanno visto che hai fatto pure MMA, però io non lo sapevo, per esempio. Ho fatto degli incontri però di bassissimo livello, che non... senso, non posso dire ho fatto MMA. Sei umile praticamente, tanta gente se lo sarebbe rivenduto, ah, io ho fatto le MMA, capirai, fosse stato Franchino se sarebbe, avrebbe detto che come Gregor, come minimo. No, kickboxing e pugilato li ho fatti a livelli alti, MMA assolutamente l'ho fatto, così addirittura su location, addirittura una volta combatti, se non ricordo male, sul ristorante qua vicino, una serata così tranquilla, ma ero allenato, ho fatto questo incontro, comunque rischio sempre io quando faccio MMA, perché di lotta greco-romana eccetera non ho neanche un'infarinatura, quindi sono a zero proprio. Una volta che finisci a te, sì, ma guarda Franchino, e si è portato i sofficini, porco dici, dai. Ma... Oh, io devo ancora pranzare, te l'ho detto. Ma io come faccio a fare una live così, cioè, vabbè la qualità della camera. Cioè, è proprio un elemento di disturbo. Poi è peggiorato Franchino, che è cresciuta la barba e i capelli. Hai fatto male il coronavirus. Sì. Mamma mia, oh. Ma c'è sta Ricuccini che sta a parlare, sta a dire tutte cose interessanti. E tu me ho capito, ma tu c'hai interrotto, cioè la gente si sta a lamentare. Comunque, come va interrotto? Sto zitto. Comunque, lo sai perché Ricuccini è molto conosciuto? Perché era presente all'evento della Krav Maga, ti ricordi quella che ci ha interrotto? Quello, allora, abbiamo fatto il video dell'intervista con Ricuccini, tipo 30-40 mila visualizzazioni. Poi ho messo il pezzo di quella, 200 mila. Cioè, capisci come gira il mondo? No, è stato bellissimo. No, ma poi a me lo sai che mi ha colpito tantissimo, che tu era la prima volta che io ti vedevo dal vivo, eri venuto a Roma, ti ricordi, no? Sì. Tutta a strada, arrivi là, stiamo a fare un'intervista, arriva una, scusate, non potete stare zitti, no, non più piano, stare proprio zitti dovevamo. Se ricordi io sono rimasto interdetto, perché sì, la faccia tua era impagabile, ti giuro, non capivo, stava scherzando, ci diceva sul serio, poi per fortuna sei intervenuto tu. Comunque Franchino, come va la quarantena? Vedo al meglio Franchino è un lercio, guarda che sta a fare. Guarda, non riesci nemmeno a parlare oggi. Aspettate, mi sono scordato l'acqua, però datemi un secondo. Mi scotta il sofficino in bocca. Ricucci, ma come va sta quarantena? Va male, cioè, va male. Tanto che adesso dopo due mesi ci hanno permesso di rivedere i nostri congiunti, quindi niente, no, è venuta la ragazza mia a casa, praticamente che cosa ho fatto? Ho messo la 220 sul citofono. Perché così se qualcuno ci doponava ci doveva rimanere secco, ci doveva morire. Ma che sta dicendo? Io mi dissocio perché non ho ancora sentito che ha detto Franchino. Ho riempito il frigo e mi sono chiuso le mie 48 ore dentro, bello blindato dentro casa, cara ragazza mia.
e niente. Dopo 2 mesi è Ecco giusto. perché Franchino è bianco in faccia, ecco, non si È capiva. finito. Sono bianco in faccia perché ho fatto il mio dovere franchiniano. Cioè, però per il resto è merda, come va la quarantena è andata una merda. Cioè, Dicono che stai a mangiare gli hamburger con la merda. Ascoltate, aspetta, ci sono un po' di domande così intanto gliele faccio a Ricuccini. Allora, chiedono se puoi parlare delle eventuali borse della kickboxing e del pugilato, anche in maniera generica, dei professionisti. Ah, generico, le borse della kickboxing, anche se fai il titolo mondiale della WAKO Pro, che è la federazione, come ripeto, la più importante, non sono molto alte, si sta sulle decine di migliaia di euro. Dipende anche molto dagli sponsor, giustamente, perché altrimenti non, cioè dipende molto dall'organizzazione. Le borse grandi, per quanto ne so io, sono sui grandi eventi come l'XK1, Max, il K1 World Grand Prix, adesso il One, quello che ho visto Petrosa, sono le borse importanti, che però paragonate a quelle della box sono pur sempre irrisorie rispetto a quelle che prende un grande campione del mondo nei pesi welter, nei pesi massimi. Però qua stiamo a parlare dei campioni e di roba forte. Beh, Io penso ma che pure poi la vabbè, gente voglia dipende anche il vedere. personaggio, eh. Lui ha detto Non sto Petrosian, parlando di capito miliardi, sto pure? È parlando di ovvio che Petrosian ne prende una miliardi. cifra, Floyd Mayweather se fa un match prende milioni di euro, però diciamo che nella media, no? Nella medio-bassa classifica per dei kickers e di pugili, no? Le borse comunque come stanno messe? No, a livelli bassi, guarda, Medi, medi, quando medi, livelli medi, livelli livelli medi. medi, un pugili, già io parlo del Messico perché in Italia ho militato pochissimo, ho fatto giusto il Infa primo allora, infatti incontro. diciamolo che tu combatti spesso in Messico. Sì, E ragazzi, una considerato cosa sì. importante, è inutile che la dice Alessandro, questa ve la dico io. Allora, chi combatte in Messico non è che va a combattere per avere una vita più facile. In Messico al peso suo ci sta tutta gente incazzata. Cioè, questo è un po' il discorso. Cioè, il pugilato in Messico è come il calcio da noi, per capirci. E al fisico suo trovi una marea di gente che vuole vincere. Perciò chi va a combattere in Messico è come se va a giocare a pallone in Brasile, ecco, che capisce? Esatto, sì, là a Messico la cosa curiosa, la cosa che rende pericoloso il tutto è che anche i mestieranti, i cosiddetti mestieranti, che sono quelli che ti oppongono i primi incontri, giustamente, perché anche a un campione da dilettante generalmente non gli mettono davanti subito un super campione, un pugile d'alto livello. Ecco, anche quelli, se li prendi sotto gamba, sono pericolosi, perché i messicani hanno un carattere, almeno per quanto riscontrato io, Caliente. è molto caliente, bravo si dice, sono bravos, perché non regalano niente, Infatti e quello è quindi fondamentale. mi ricordo una volta, per l'appunto, un incontro che dovevo feci una quindicina di giorni prima per un titolo internazionale FECAR Box WBC, lo feci del 2012, era appena quasi arrivato lì quel trasferimento. Mi ricordo questo titolo, mi fecero fare un incontro addirittura 4 a 6 round, giusto per stare attivo, contro un ragazzo che si chiamava Orlando Garcia, e c'aveva un record, insomma, di 10 vittorie, 15 sconfitte, quindi insomma doveva essere una cosa Una semplice, passeggiata. sì, solo per stare. Ecco, quello è stato uno degli incontri che ho preso più botte in assoluto, perché sono salito su, capito, più sciolto, quasi, quasi sicuro di vincere. Invece, e se guardate nel box rec, per l'appunto, lì ho vinto per appunto, ai punti, ho vinto anche per KO. Quindi questo per dire che in Messico il livello è alto, e anche quelli, tra virgolette, più scarsi sono molto pericolosi, almeno a mio parere. Assolutamente, senti, allora c'è Giovanni Dubai che segue sempre i tuoi video da Cancun, perciò te fa il tifo. Poi io Giovanni lo Grazie. conosco di persona, è un ragazzo simpaticissimo. E Antonio dice: grande Ricuccini, stasera un ospite speciale, grande fan del pugilato e di Ricuccini, potete salutare la mia amica Checca Catone, grazie.
Me sa lo farete. Che cagatone dobbiamo salutare. Che cagatone. Che Che cagatore! cagatore. Mamma mia. Un saluto, che cagatore! È un bel Comunque. cagatone sta checca! L'altra cosa, dicevamo che noi Alessandro lo dobbiamo chiamare ingegnere, perché Alessandro si è laureato in ingegneria in informatica. Io tra l'altro ho assistito anche alla discussione della sua tesi Sì. e mi ricordo ancora che lui fece un'app come tesi che monitorava il traffico di rete della banda per Android, giusto? Sì, che si collegava al router e ti diceva tutti quelli che si connettevano, che dispositivi erano e gli email del dispositivo. No, ma Poi. voi immaginate che lui va, pia i cazzotti in testa e poi fa l'ingegnere informatico. E studiava pure, ti ricordi che tu poi studiavi e ti preparavi poi per gli incontri di Quando venni pugilato? giù a Roma, a maggio dell'anno scorso, proprio un anno fa, era per l'appunto l'ultimo esame della specialistica, che poi ci eravamo messi d'accordo, ti ricordi? Sì, certo. Era venuto a fare l'ultimo esame e poi a luglio ho discusso appunto la tesi. Senti, chiedono se hai subito infortuni gravi durante gli incontri. Fortunatamente no, infortuni quando facevo kickboxing professionista. Da professionista le tibie, soprattutto a sinistra, spesso e volentieri ho subito adesso anche un soprosso, nonostante tanti anni che non la pratico. E lì insomma ho subito. Fortunatamente le mani, anche se faccio il pugilato a livelli alti, non ho mai avuto grossi problemi. Un po' gli occhi, con tutti gli incontri che ho fatto, c'è un disturbo che si chiama miodepsosia, il nome è un po' strano. Praticamente a forza di ricevere colpi su colpi agli occhi, quando c'è il cielo molto terso, le pareti bianche, si vedono un po' di macchie. Cercate miodepsosia su Corpi Google. mobili vitreali, ce l'ho Esatto. pure io. Vedi proprio Sì, queste macchie che si muovono. sono queste macchie che si muovono, se non c'è, poi non si abitano nelle notti bianche, Sì, però gli il cervello a un certo punto li rimpiazza, cioè è come se campionasse l'immagine e la togliesse. Te ne accorgi solo se ci pensi, in effetti. No, cioè, non è invalidante come cosa, No, ce però l'ho pure io da tanti sembrate anni, devo dire perfette. la verità, alla fine ci si fa la cosa. E chiedono come hai vissuto l'università mentre combattevi, cioè carriera e università insieme, quali erano le cose, come si intrecciavano? La cosa difficile che mi ricordi di questi 5 anni di università sono stati legati momenti in cui dovevo rispettare la categoria di peso. Chi pratica questo sport mi capirà perfettamente. Ho dovuto raggiungere il peso e quindi non potevo mangiare, però quando uno studia è necessario anche, insomma, mangiare gli zuccheri, nutrire il cervello, diciamo. Non potevo farlo, però comunque dovevo studiare e quelli sono stati momenti più difficili. Poi, sinceramente, è stato il triennio. Perché adesso la formula è 3 più 2 ingegneria. I primi 3 anni sono stati più difficili, ma non perché le materie erano più difficili, perché non avevo mai fatto l'università, giustamente. Quindi ritrovarsi a farla senza avere un metodo di studio adatto, affrontare per le prime volte gli esami, mi faceva il doppio della fatica. E gli ultimi 2 anni di specialistica, nonostante gli esami magari erano più appunto specialistici, più difficili, affrontati più serenamente. Più Però è stato tranquillo. molto difficile, è stato psicologicamente molto difficile. Certo, immagino. Ascolta, chiedono, ma visto il tuo piazzamento, il tuo record, potrebbero darti la chance per un mondiale? Stiamo lavorando appunto su questo, ci stavamo lavorando già. Quando ho battuto Juan Ruiz, il venezuelano, adesso a Cancun, ad ottobre. Perché poi dopo quello di DAZN ho fatto un altro incontro, sicuramente mi ha seguito anche lì alla Sì. convenzione. Stavamo lavorando proprio su questo, però purtroppo c'è venuta l'emergenza sanitaria che tutti sapete, quindi siamo fermi. Continuo a parlare con Messico, addirittura. Pensavo all'inizio di fare un altro incontro così, o col Mondiale Silver, o anche a 10 round, solo per tenermi in attività. Purtroppo non ho potuto fare neanche quello.
Adesso, appena finirà l'emergenza sanitaria, riprenderemo Eh sì, in serio beh, qualche adesso ovvio cosa. che vista la situazione è quello. Senti, chiedono, ma hai mai fatto risse? No, No. no, no, perché no, veramente, per chi mi conosce, io sono veramente Tranquillo, ma assolutamente. anche troppo tranquillo. Poi sono stato anche in posti, insomma, dove fare una lista non sarebbe stato neanche tanto Neanche difficile. difficile perché in Italia Messi. e Messico. E no, no, i messicani veramente. Io poi in Messico ci ho vissuto tanti anni, non come già a Cuba 2 anni sono tanti, ma in Messico veramente ci ho vissuto È vero che otto tu hai anni. fatto Cuba e poi il Messico, giusto? Prima ho Cioè fatto sei 2 anni a girato. Cuba, che mi toccava uscire ogni 2 mesi per via del Tu perché visto, non sei perché mai uscito con Franchino, sennò voglia risse. Franchino ogni metro è una rissa, eh? Cioè lui ma non fate voi spintona. tutta la mia, di cui Ma una me l'ho Franchino si pensa da strappata, solo, dai, come... non c'è mica bisogno del mio aiuto. Sì, vabbè, ma lui te coinvolge comunque, capito? È il discorso. Te butta a mezzo. Ma se mi ha chiamato vanno a Messico perché mi ha detto che c'aveva un problema al Grazie visto e ci stava Giovanni, grazie facendo Giovanni che ha spiegata regalato un questo. abbonamento a nonno Sandro. Scusate che i nostri abbonati hanno la priorità. Ogni metro è una rissa, infatti, con Franchino. Senti, ma tu Franchino lo conoscevi, Alessà? Ma vabbè, guardati i video dopo che ci siamo conosciuti, guardavi i tuoi video su YouTube, l'ho conosciuto lì tramite, Ma tu insomma, sai che lui mo si è aperto, storia. ma tu sai che lui è un traditore, si è aperto un canale per cacchi sua, me ruba i Sì. format, me ruba i video, me ruba gli ospiti, me ruba tutto, me ruba le Va sigle, qualunque cosa, lui qualunque cosa fa ruba, te la bene. ruba. Te, tipo, Te la magari passo tutto. tu lo inviti a casa tua, te ruba pure la cintura silver, se la mette, riesce. Franchino, ma cosa fai? Allora, ci Poi... sono delle notizie false che avete dato. La prima che Ricuccini mi ha conosciuto attraverso i video, ma non è così perché noi ci conosciamo quando lui era Pischelletto che lo mandava a rubare le biciclette. Ah, è Lui vero. non si A ricorda, Torbella però Monaca. era Pischelletto. Io avevo 18 anni, lui aveva 10-11 anni e lo mandava Sì, a rubare le biciclette in giro. ricordo. Se si ricorda, E però la ventina dai motorini l'ho anche. E il cresciuto io, succhio, l'ho io cresciuto io. Poi è facevo cresciuto i motorini, poi gli ho insegnato qualche scippo. A 16 anni ha voluto fare di testa sua e si è distaccato. La Cioè, dopo seconda è andato a notizia. Messico, sei diventato un professionista. Perché Diventato se un stai con Franchino te professionista. faceva finire in galera. Dai, ti ho insegnato io il mestiere. La seconda notizia Sì. falsa di Cicalone che dice che gli ho rubato tutto, quando invece io ho le prove che è lui che mi ha Lui. rubato. Mi ha rubato, sì, mi ha rubato. Lo dubitavo. Ma allora, mi ha rubato a Smart, cioè avevo una Smart, se ne è appropriato, mi ha rubata. Quella Mi ha detto io c'ho solo il motorino, però quando piove l'ho non mi riesco a persa a spostare. poker poi, una serata a Quando poker. poi non mi riesco a spostare, mi ha fatto la Smart, capito? E poi mi ha rubato pure un paio d'amici e un paio di pugili, tra l'altro, capito? Addirittura, ah Sì, faccia, è venuto so in piena di palestra, roba. si è diffuso dentro la palestra mia come il virus, capito? Allora si è Pure un preso paio di questo. guantoni mi sono rubato in palestra. Ma si è rubato un paio di guantoni, esatto. Quindi non sono io che ho rubato a lui, ma è lui che mi ha rubato un sacco di cose a Lui me, si capito? avvicina in modo subdolo e poi ruba quello che Poi può. le idee, io ho la notte, mi sveglio e mi viene un'idea su un video, su un format, mi mando un messaggio e dico: ma perché non famo E il questo? giorno dopo Poi esce il video. la mattina dopo mi risponde, la mattina no, 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 la mattina dopo mi risponde e fa: ma sì, non è che è una grande idea, guarda, su questa cosa non va bene, su questa ne altra non credo sia fattibile. Dopo un mesetto si fa il video per cazzi sua su qua cosa, Ah, io capito? pensavo che lo facevo uscire Bella subito sveglia, invece. poi dopo un mese. Prima mi dice: Senti. no, guarda, secondo me non funziona, non può funzionare. Poi dopo un mese, capito, fa il video su qua cosa che gli avevo detto io il mese prima. Che Chi è mi fate il video, Campari, cane? faccio, ma come? Ma capito? Chiedono cosa ne pensa di Guccini dei Krav Maghi. Ma guarda, sinceramente. Ne ho trovati più quando facevo kickboxing in Ah, generale. beh, lì sì, ovvio. Lì Perché con nel tutte le kickboxing, federazioni.
Ma sì, perché quando il primo brutto ricordo dei Krav Maga, con tutto il rispetto per chi lo pratica, per carità, non è che voglio criticare o quant'altro, però mi ricordo che quando facevo Sandà, che ero veramente un bambino, c'era una parte il tatami per chi combatteva, e poi c'erano questi che facevano vestiti tipo un pigiama, ma tutte le cose con le spade, con... non ricordo il nome. E Bastoni, lui. ah no, quelli mi sa il No, Cali, quelli. no, era proprio una disciplina che era incorporata al sandà, però dimostrativo, con tutte queste armi, sti cinesi. Guarangò, Guarangò. Non ricordo il nome, però Guarangò mi e ricordo. Franchino sbottò. Senti, ma nel sandà lo conosci Danilo Capuzzi? Me lo ricordo, ma lui era già grande quando io facevo Sì, Sandà, ma capo. lui c'ha Però, 46 anni, 48 anni. se caso, anche che ha combattuto con qualche mio ex collega della palestra qui del paesino dove vivo, perché inizialmente il kickboxing la facevo qui quando ero piccolo. Ma Danilo, io ho fatto diversi incontri Sandà, no. Ma che colpi portavi nel Sandà? Io ero fortissimo col calcio laterale sinistro, gamba avanti. Ma si poteva pure proiettare, mi ricordo, nel Sandà, Sì. giusto? Perciò Non è che ero c'erano. bravissimo a proiettare, però comunque ci sono divisi le sandali. Cioè, quando ho perso col russo i campionati del mondo dilettanti, che li fecero a Perugia, che tra l'altro si vede che era mancino, mi dà un cazzotto sulla bocca dello stomaco, vede io che cado, poi scambietto in terra e il mio allenatore dopo Ah, mi t'ha rialza. preso pieno lo stomaco. Ma penso che non lo sta, ma è comico perché non è che cado proprio giù, poi si vede io che scampetto così da terra continuamente. Si dovrebbe Kuzmenkov, me lo ricordo, e il bielorusso era. E infatti lì vinse l'argento in quella competizione. Ah, di Sandà. De Sandà. Perciò tu hai fatto Sandà, kickboxing, pugilato, diciamo le tre principali, e qualcosa di MMA. Diciamo un po', MMA, sì, ripeto, diciamo perché robe il così boxe proprio quello che ho giusto fatto non è per. MMA. Però sì, Sandà l'ho fatto a buoni livelli, prima di Sì. fare kickboxing, cioè prima di fare kickboxing, proprio gli incontri professionistici, che poi, capito, della WAC, non si dice kickboxing, ma a livello proprio tecnico si chiamerebbe low kick, quella proprio la kickboxing, Allora, aspetta che kickboxing. vediamo magari un paio di video tuoi, aspetta, rimani Sì. collegato che io intanto li Cioè, apro. pure un paio di video suoi fai vedere. Guarda che sei incredibile, oh. Cioè, ti ho detto la settimana scorsa, ma perché non facciamo una live e invitiamo Riguccini? E te, no, Riguccini, quello non è buono, Oh, ma pazzo. sapete che farete? Che se scrivo Alessandro Riguccini, no? Uno si è fatto il culo, tutto quanto. Beh, il primo video che esce è quello dei Krav Maghi. È fantastico. Comunque Allora. c'è Antonio. C'è Antonio 230009, che è quello della cagata di prima, che ha fatto una bella domanda, no? Dice: Alessandro Ricuccini, a livello mondiale, quali sono i pugili più forti che potresti incontrare nella tua categoria? Che Facilissimo potresti questa. realmente incontrare, che potresti incontrare. Adesso in questo momento potrei incontrare, in base alla versione del titolo, Errol Spence Jr., WBC IBF, Terence Crawford, WBO e Manny Pacquiao, WBA. Manny Pacquiao venga a vedere pure io, dai. Solo che Organizziamo. proprio per i nomi che sono importanti, no, protetti, insomma, guidati anche dalle televisioni, è ancora più difficile avere un'opportunità mondiale, nonostante il titolo mondiale Silver, che ho difeso già 2 volte, e il record da imbattuto che ho in questo momento. Quindi, sicuramente il prossimo incontro sarà per il mondiale, tanto più che sono stato così fermo con tutti questi mesi, come d'altronde tutti i miei colleghi. Eccolo Adesso qua. parliamo pure un po' di fantaboxe, ma se tu dovessi andare a sfidare Manny Pacquiao in un main Sì. event, no? Ma quale sarebbe la tua borsa? A quanto si aggirerebbe? Da sfidante, Da sfidante di penso, Pacquiao in un main event. se combatti negli Stati Uniti, puliti, ti resteranno 800.000.
più o meno. Vabbè. Insomma, una milionata d'euro. Oggi così, dopo ci sarà i sponsor. Perché gli Stati Uniti te picconano fortissimo quelle tasse, con queste cose, quando prendi la borsa. Circa il 30-35%, se non sbaglio. Se combatti in altri posti, tipo adesso, ultimamente Pacquiao lo fanno con Patre, molto spesso in Cina, a Macao, così là, è più tranquilla la cosa. In quanto a tassazione, però comunque da sfidante per Pacquiao più o meno 1 milione te lo dovrebbero dare. Chiedevano se te sei allenato e tu però hai detto no prima, giusto? No, ora non mi sono allenato come adesso quando era Tijuana che preparavo il Mondiale Silver, ovviamente. Però io tutti i giorni faccio la mia routine, faccio generalmente alterno, faccio 12 round, a parte le flessioni, le trazioni addominali, quelle cose ovviamente che fanno tutti, poi corro 1 ora e 10 tutti i giorni. E poi faccio un allenamento che mi insegnò il pugile cubano Hector Binet, che è quello che mi ha allenato alla Habana. Lui è stato 2 volte campione olimpico, quindi un'eccellenza storica della boxe, una leggenda della boxe. E lui mi faceva fare, se volete provare anche il giorno magari, per fare 12 round praticamente, 12 round fino alla fine, faccio i primi 4 minuti di corda, quando arriva, sono 4 minuti, quando arriva più o meno a 30 secondi faccio 10 salti doppi, poi la faccio normale, ogni volta che arriva a 30 secondi faccio 10 salti doppi. Quindi faccio ok, 4... double under sulla corda. Sì, quei salti doppi, però aumenta un po' il ritmo, insomma, però non mi fermo mai questi 4 minuti, poi faccio 3 minuti di box a vuoto, e da lì in poi è il primo round sarebbe, e già questi sono 2 round, poi da quando ho fatto questo... faccio 5 minuti di corda e 3 minuti di vuoto, fino ad arrivare a 12 round. I round di corda praticamente sono 5 minuti e i round di vuoto sono da 3 minuti. Così. Purtroppo... comunque è tosto un allenamento. Sì, io lo faccio anche col sauna sit addosso per non prendere tanto peso quando hai finito l'allenamento, sei bello sudato. Insomma, poi comunque i cubani, per dire, che sono più propensi ovviamente alla box dilettantistica... fanno tantissimo vuoto, perché mi diceva Vinent, il campione olimpico, che praticamente il sacco, i colpitori, si chiamano con l'Italia, in mezzo quindi con le mascota, avverti. No, generalmente quando uno lo fa difficilmente si stende tutta l'estensione del braccio, soprattutto sui diretti. Perché comunque se al sacco non distendi tutto il braccio, anche nel... Sì, è che arrivi prima, perciò lavori diversamente. Se fai il vuoto, invece, sei spinto più a distendere tutto il colpo. Quindi lui faceva tantissimi round di vuoto. Poi magari anche round solo col sinistro, se uno ovviamente è destro, come me, poi magari uno mancino lo fa. Cioè, mano adelante li chiamavano loro, mano avanti, se uno è mancino giustamente il destro, se no uno va sullo sinistro. Le combinazioni sono tutte cose che giustamente non sono fine a se stesse, ma non servono neanche tanto quanto uno sparring, certo. Perché considerate che in Messico almeno 4-5 volte a settimana combattono in palestra. È diverso proprio il ritmo, sì. Ascolta, chiedono che differenza c'è tra un titolo mondiale WBC e un WBC Silver, che è il tuo. Il Silver è un titolo mondiale di rango inferiore. Diciamo che sarebbe come il titolo mondiale a interim nelle altre federazioni, però effettivamente non è a tutti gli effetti un mondiale assoluto, che è quello che spero di disputare il prima possibile. Certo... se guardate anche su BoxRec chi ha disputato il Mondiale Silver nel mio peso, vedete che generalmente chi lo ha disputato poi, anche se non si è proclamato campione del mondo assoluto, ha avuto una possibilità di conquistare il titolo mondiale assoluto. Quindi è uno scalino molto importante questo titolo. Per Maurizio Sulemani, che è il presidente, il Mondiale Silver, il Mondiale Assoluto, poi c'è il Mondiale Diamante che è riservato a pugili di alto calibro come Pacquiao, appunto, Miguel Cotto. Ma non sapevo che c'era questo diamante. No, ma il titolo diamante l'avranno disputato
contato in tutto il mondo 20-30 persone in tutta la storia del WBC. Però capito, questi tre titoli sono di un rango superiore, se non è anche il regolamento del WBC. Però va riconosciuto che il titolo mondiale Silver a tutti gli effetti non è un titolo mondiale pieno per dire le cose esattamente come stanno. È un'anticamera del mondiale, diciamo. Perciò ad interim sarebbe quella più che dà più l'idea praticamente. Sì, è un titolo mondiale che è molto importante per questa federazione. Serve appunto per metterti in lizza e disputare il mondiale assoluto. Io l'ho già difeso 2 volte, l'ho vinto, poi l'ho difeso a Firenze, poi l'ho ridifeso adesso a Cancun. Adesso speriamo che ci sia l'opportunità. Però, ripeto, Che poi la cosa sai qual è, Alessio, lo diciamo pure con Franchino spesso, il discorso è quanto uno pesa sui social, perché poi quello ci sì. sono pugili, per esempio tu hai lo stesso titolo che ha preso Ryan Garcia, se non sbaglio, Esatto, no? quello, in un Però peso in differente. un peso differente tu hai lo stesso titolo di Ryan Garcia, solo se, qual è la differenza tra te e Ryan Garcia? Milioni di persone che seguono Ryan Garcia e milioni di persone che non seguono te, cioè a parità di pugilato, un Ryan Garcia che può essere più bello, più ricco, più elegante, tutto quello che vuoi, però se andiamo a vedere in sostanza i match che ha fatto sono quelli, il titolo che ha preso è quello, però Ryan Garcia è conosciuto in tutto il mondo e magari Sì. prenderà una borsa enorme quando va a combattere. Lui adesso li prende i soldi, anche se fa Per il silver. quello io dico sempre attenzione che ci sono pure persone forti che se fanno il culo e tutto quanto, però poi succede che se uno non è conosciuto sui social, perché Purtroppo parliamoci sì. chiaro, Garcia è conosciuto sui social, cioè non mi ricordo adesso la serie da 5 milioni di follower solo su Instagram, solo su Sì, Instagram. su Instagram c'è 4-5 milioni sicuro. Sì, ma ce n'era 4,5 tempo fa. E poi sai cos'è che c'ha? Lui viene seguito da personaggi molto influenti. Per esempio, se lui fa un post, lo guarda Justin Bieber, lo guarda Logan Esatto. Paul, capito? E glielo commentano. È come se tu adesso invece fa la diretta con uno sfigato come me e come Franchino, facevi la diretta con Favij stasera. Sì, è importante, ma voi non vi rendete conto, sia Messico, anche gli Stati Uniti, ma soprattutto Messico, quanti ragazzi, anche meglio di Ryan Garcia, a soli 17-18 anni, ci sono e non avranno mai le possibilità che ha lui, per la povertà, per la mancanza di appunto di social network, capito? Insomma, per dire che quello che stai dicendo è più che Sì, fondato. è quello. Infatti adesso c'è un ragazzo che chiede come mai non sei conosciuto sui social network, se tu che non vuoi o non riesci. Ragazzi, non è facile farsi conoscere sui social network, cioè voi considerate che Alessandro, oltre a fare il pugile, come dicevo, si è pure laureato in informatica, ha fatto pure altri sport, c'ha pure una vita, cioè segui pure i social diventa anche difficile, cioè diventa un influencer vero e proprio. Lui poi Non è ovviamente ci facile. prova, perché... Abbiamo provato anche con un'agenzia a fare un po' di post in promozione, qualcosa per incrementare, ma parliamoci chiaro, anche se un giorno, con tutti gli scongiuri del caso, vincessi il mondiale assoluto, arriverei a magari, abbiamo fatto una previsione, 100-150 mila Ma guarda, noi follower, lo non vediamo con Giovanni De Carolis, no? Perché con Franchino pure abbiamo collaborato tanto con Giovanni, poi a parte il virus e tutto, ho visto. No, gli ho menato. e gli ha menato Avremmo pure, lui ci ha fatto pure collaborato. sparring. L'ho Ha menato. tenuto Avremmo un round e collaborato con mezzo, te poi si è se buttato menavo per terra, giustamente. Però per dire lui che ha vinto il titolo, lo ha anche difeso e... Se tu vai a vedere i numeri suoi su Instagram, non sono paragonabili a quelli magari di altri pugili italiani che non hanno vinto magari nulla se non un titolo italiano, se non un titolo intermedio, sì, internazionale. però capito, fa proprio una differenza abissale. Eppure tu dici, ma come l'ultimo campione del mondo, Giovanni, che poi è uno pure che si presta perché ha fatto i video con noi, con Simone Sì. Workout, con altra gente, non riesce a essere così conosciuto perché è un mondo complicatissimo quello dei social, capito? Però fa la differenza anche per le borse, cioè se tu fossi straconosciuto sui social,
ci avresti 10 sponsor in più e ci avresti delle Sicuramente. borse 10 volte tanto pure in alcuni Sì. casi. Esatto. Non è facile, è un meccanismo sicuramente che non è legato, secondo me, alla bravura e al livello del pugile. Sicuramente il carisma influenza questo parametro, però sicuramente ci avranno anche questi pugili che hai menzionato, tipo Ryan Garcia, delle persone professionisti ad alto livello che se ne occupano, immagino, perché comunque sono scuderie come la Golden Boy di Oscar De La Hoya Sì, che promuove che tra Alvarez, lo stesso Garcia, pure sì, ma Linares, ho visto alla fine. stavo parlando della cuspide del pugilato mondiale. Quindi purtroppo io già adesso, come sono adesso, venendo da Sansepolcro, è una cittadina di 16.000 abitanti, mi ritengo Fortunato. fortunato. Certo, se nascevo a Brooklyn o a Miami, forse sarebbe andata diversamente. Cioè, Beh, diversamente certo, dal da Maestro. paesello non è facile. Te devi affidare a Franchino, lui c'ha un'agenzia, lui va direttamente sui social, a Facebook, devi fare così, sennò gli fa la faccia da matto, capito? No, non funziona. Ah, regà. Cioè, lui, Scusami, sai come hai fa vista Paolina? Come Franchino? io ho fatti prendere il milione Oh, di gli ha fatto via follower? quasi 1 milione di follower. Ma no, ma A lui... chi? Ciao. A Insta Paolina, amica sua. Un milione? Un milione Un sta quasi. Già milione, 1.100.000, è arrivato a 1.100.000. tanti, Stavo 800.000 l'ultima volta. No, perché sì, è Franchino, se tanta, tu lo è vedi sui tanta, è social, proprio tanta. ai ragazzi gli fa: ah, oh, perché mi dovete seguire a me? Dovete seguire quell'altro? Poi si incazza. E lo fa pure per gli altri. Dovete seguire i Cuccini, dovete seguire De La Hoya, dovete seguire Alvarez, capito? Chiaro, dovete fare come dico io, non come dite voi, io dovete fare voi come dimo noi, scusa. Esatto. Sembra giusto questo ragionamento. Quindi seguite Oh. i Cuccini anziché Ryan Qui Garcia. consigliano Certo, sui dovete seguire i social, bisogna mettere un Cuccini, po' di quale figa, Ryan Garcia? dicono. Dovete Come? seguire i Cuccini. Dicono che sui social per crescere basta mettere un po' di figa. Questo dicono i Sicuramente ragazzi. le donne sono avvantaggiate. No, metterla, lo Però. sai che dovresti fare, sa, secondo me. Ogni tanto, sai, queste foto Instagram con un paio di tettone, capito? Queste cose, tipo, che ne so, te fai la foto con Malena, te fai una Ah, foto, ecco. capito? Questi Per richiamare insomma un po' di follower, perché tanto io sicuramente non richiamo abbastanza. Io bypassavo direttamente le foto con le tettone stavo pensando di farmi rifare le tette io. Mamma mia, 7-8 mila euro, che mi rompo, schifo. mi faccio una Lo bella vedi quinta. lui. Bella, così la sera ci gioco pure, no? Eh certo. Cioè, ci faccio Franchino si giocami trastulla da solo. tempo. No, Franchino ha un'inventiva non indifferente. Quindi, 10.000 euro sarà per il nuovo fare tutte influencer italiano, secondo me. e il chirurgo, ma che sei matto? Poi che ne so, appunto, che ne so, vieni a cena a casa mia, te ci faccio giocare pure a te, no? Senti qua, tocca qua. Ormai È ne parlate divertente, tanto. è divertente, è divertente. Vabbè, ma ti fai vedere due match di Cuccini o no? Dicono, ma stasera Se stiamo a poco di mancato. stai sempre a interrompere, mo li vediamo. Allora, vediamo l'ultimo match dei Cuccini. Aspettate che lo mettiamo. Eccolo qua. Il tuo ultimo che era quello con Ruiz, giusto? Juan Ruiz. Qua Ruiz, eccolo qua. Aspetta. Vediamo qualche pezzo del match. So che l'hai caricato un quattro terzi questo. Quello di Dazon non ce l'ha messo Pulito, perché mi sa che che sono i sono degli diritti. Ah, ci sono i diritti, Knockout. giusto. Via Vabbè. Florencia, Italia. A che peso stavi qua? Rosso, rognoso, è Welter. Ho pesato Welter. 66 e 6. Ma con Ruiz Rognoso. comunque. Rognoso ti chiamano in Messico. Rognoso. Rognoso. Sì, ma guardate quella patata che gli è staccante, Ecco, raga. no, scusa, torniamo un attimo indietro. Ah, scusa, Torna Alessà. indietro. Io non Io. vedo Allora, Simone. c'è la ragazza che stava all'angolo con te, quella col cappello, no? Tu lì dovevi investire quattro soldi, un bel fotografo che ti faceva una cinquantina di foto con questa e le pubblicavi di volta in volta con diversa Pubblicavo a rosa. fotazione, capito? Ma non è che è una palla di razza, oh, ma come si fa a dire?
Quella è una cavalla di razza proprio, guarda lì, oh. Vabbè, ma andiamo Quanto avanti, sei sennò alto? Franchino mi fa bannacqua stasera. Quanto sei alto, Ricucci? 1,69. E quindi sei un centimetro più alto di me, Sei sei più alto più di Franchino, va bene. però sei basso. Vabbè, comunque quella era 1,73, 74, Stava con i c'aveva tacchi, l'età. Franchi pure, C'aveva l'età, sì. Oh, questo era brutto forte comunque, mi ricordo, No, sei tutto guarda, colorato. questo match per me è stato veramente una spina nel fianco. È Ma stato. com'erano i colpi? Facevano male i suoi? Siamo malissimo. Il primo cazzotto, il primo, subito il sangue dal naso. Che poi, scusate, Comunque. c'è da notare che qui lui combatteva tutti e due con i Reyes, da 10. Calcola, eh? Da 8, porca puttana, cioè, roba da morì praticamente. Arrivano le sazzate. Porca, è come Menatte con Sasso, i Reyes da 8, cioè questi No, sono dei pazzi. fino ai pesi welter è da 8. Porca Dai pesi troia. welter fino ai pesi, credo massimi, meglio massimi, 10. E pesi massimi, se non sbaglio, 12. E poi ragazzi c'è da notare che sui pantaloncini dei Ricuccini c'è pure il marchio di scuola e botte. Ah, è vero. Co come poteva perdere col marchio di scuola e botte? Chi lo Oh, vedete sulla parte bianca dietro? mi sono trovato veramente in difficoltà in questo match perché era molto alto, poi Sì, si faceva vede, male. più alto e Era poi molto così. mobile tra l'altro, per essere così alto. Dopo fortunatamente non so in che round, però l'ho trovato alle costole, tant'è che poi si è ritirato. Però fino all'inizio, insomma, io non sapevo come comportarmi con un avversario. Mentre a Firenze, come avete visto, ho trovato subito le distanze, eccetera. Qui non riuscivo a entrare, diciamo, nel match. Però poi fortunatamente è andata come è andata. Ero sicuramente non preoccupato, diciamo, proprio visto il match che aveva fatto Las Vegas, quello prima del mio, insomma, prima di combattere con me, con Broderick Lawson, che era firmato con Top Rank, tra l'altro, è testimonianza della potenza dei suoi colpi, l'ha messo KO. Lawson, considerate, si allenava con Manny Pacquiao, spesso e volentieri, perché erano entrambi della Top Rank. E quindi sono andato sul ring, giustamente un avversario di livello per un titolo mondiale Silver. E non sono riuscito a inquadrarlo come avrei voluto. No, vedo che comunque è molto, molto più alto e poi è un fisico sicuramente snello, però cioè molto nervoso pure come fisico. Io ho visto che il peso non ha avuto grossi problemi, cioè nel senso ha Sì, fatto ha il le gambe peso. molto snelle, secondo me proprio molto, molto leggero, però l'altezza, quando è così, capito, diventa veramente complicato, basta che allunga un po' il braccio. No, poi facevano veramente male, cioè pizzicavano proprio i pugni che tirava, soprattutto al volto. Il corpo non mi ha colpito tanto. Non ricordo tanti avversari così che facevano male così tanto. Lui poi, a quanto ho capito, aveva una lunga carriera anche da dilettante. Quando, insomma, combatteva per lui era venezuelano, non è messicano. Quindi è Ma chi è stato quel una migliore. messicano gigantesco che c'hai all'angolo? Quello è il Panda, si Il chiama. Quello è Panda. Katman. Il Katman, si chiama Jane Ayar. Pensa che il Katman di quasi tutti i più grandi campioni messicani, sia uomini che donne. Se guardate sul suo profilo Facebook, lui ha fatto da Katman una gente veramente importante. Qui stanno a fare gli highlight dei round, dei colpi più incisivi. Abbiamo visto alla fine che gli hanno messo la borsa del ghiaccio perché l'hai colpito al corpo, giusto? Sì, anche su BoxRec c'è riportato che dal referto si è rotta una costola. Ah, infatti come se Quindi. c'è il punto gli mettono sto ghiaccio. Ok, no, vabbè, era per far vedere pure ai ragazzi com'è un match pugilato.
Certo. Questo in Messico tu mi dicevi praticamente che qualunque match va poi in televisione lì, perché è normale che. No, ora tutti i match, tutti no, quelli delle promotion più piccole no, però comunque in Messico i capisaldi sono Cancun Boxing, che è la promotion di Pepe Gomez, dove ho combattuto qui appunto a Cancun, e poi c'è Sanfer, che Sanfer è la promotion più grande proprio di tutto il Messico. Sanfer, per capirci, è quella che ha avuto i grandi campioni del Messico come Manuel Marquez, Eric Morales, Orlando Salido. Sono tutti gente che è stata tirata su da Sanfer. Per dire, il match contro Manny Pacquiao di Eric Morales era firmato con Sanfer. E poi c'è promozione del Pueblo, che è dei fratelli Chicle, che è un'altra promotion molto importante, tirata su tanti campioni, soprattutto giovani. Poi quando crescono li mandano negli Stati Uniti, capito? Eh Oppure sì, perché lì poi lì girano i soldi. promozione del Pueblo è quella che c'ha più giovani, cioè i campioncini del mondo, anche dei 20 anni, 21, vengono fuori generalmente con promozione del Pueblo. E ognuna di queste c'ha la sua televisione, per dire, Sanfer c'ha TV Azteca, Cancun Boxing e promozione del Pueblo c'ha Televisa. E dopo ovviamente vengono rimbalzati negli Stati Uniti, e dopo giustamente gli Stati Uniti lo fanno con Sky, lo fanno con le loro. Sì, poi li rimandano in giro. Però ecco, queste televisioni che ti ho menzionato in Messico sono tutte in chiaro, perché questo pugilato è molto seguito, perché uno accende la televisione E lo e vede. Invece da noi ormai ti devi abbonare a qualcosa per vederlo, perché sennò Rai e Company fanno vedere più una mazza. no, lì lo fanno tutte le settimane. Guardano il pugilato in Messico, guardano se vogliono anche il pugilato a Las Vegas o a New York, perché tanto sono lì, l'orario è quello. E quindi in Messico si segue tanto. Senti, chiedono se è difficile usare la Cobra Bag, che poi, ah sì, che è quella zozzeria che usa Ryan Garcia, che è un punchball con una molla aggiuntiva che si snoda praticamente. Ah, quella. Guarda, Sì. sinceramente, anche nelle palestre più attrezzate in Messico, dove si allenano adesso proprio i campioni, io ero nella palestra dove c'era Jaime Munguia e il WBO Superweight, ci sono tutte le pere, insomma, quelle francesi legate sia sopra che sotto. Esatto, la palla La francese, palla esatto. francese, loro si allenano più che altro con Ma quelle, infatti perché l'abbiamo fatto, esatto, l'abbiamo comunque. detto pure con De Carolis. Quando abbiamo portato l'allenamento, lui ha detto che la palla francese è il miglior allenamento. La Cobra Bag, ragazzi, è una roba che fa spettacolo. Infatti Sì, Ryan secondo me sì. Garcia ve la fa perché ci stanno i pipponi su Instagram che si va, hai visto che robe? Ma non serve un cazzo praticamente la Cobra Bag. Io non lo so, cioè sinceramente non l'ho mai fatta, quindi è anche vergogna No, ma, dirlo. ba ma basta, guarda, basta capire il principio, molla su molla, è una cazzata, cioè è più, è più una cosa di spettacolo che altro. Una cosa seria. Chiedono in Messico la gente che idea si fa di te, nel senso, il messicano cosa pensa dell'italiano che va lì a combattere? Messico, detto terra terra, proprio un luce dei campioni, come ho menzionato prima, io conto proprio poco, perché Mondiale Silver per loro fa ridere proprio. Cioè là ci sono i campioni, cioè ragazzetti di 21-22 anni che già hanno il Mondiale assoluto in mano. Quindi un italiano che viene per fare il Mondiale Silver, sicuramente il messicano, essendo un popolo molto che partecipa tanto, curioso, eccetera, cioè, incitano, gli fa piacere vedere un incontro internazionale in italiano che è venuto nel loro paese e si è trovato bene. Però sicuramente non è che posso dire la mia, quantomeno al momento, in Messico, perché è un popolo dove il pugilato è religione. Ora che venga un messicano qui a fare calcio, per dire, sarebbe uno dei tanti. Invece, Franchino, tu che domanda, c'hai qualche domanda per Alessandro? Ma guarda, io mi stupisco che ancora la chat ha fatto tutte domande serie e nessuno si è chiesto: ma Infatti, Ricucci, è ma è curioso. messicane? Oh, ma insomma, Vabbè,
Perché la mia è una chat educata, non è Ragione. come te, Franchino. Franchino c'ha una chat maleducata. Infatti, quelli cattivi della mia chat vanno da Franchino, quelli buoni non ci vanno. Gli Non solo, subappalti quelli. quelli cattivi vengono da me e li faccio tutti moderatori e VIP proprio. I famosi cattivi di Cioè, Franchino. gente che tu hai bannato dal tuo canale, fa il Vengono da moderatore te. sulla mia chat, capito? Ecco, vedi, qualcuno tira poi cazzo, figa, stronzo, ha aggiunto uno così, Beh, tanto per... per far contento Franchino. Chiedono Per forza. che ne pensi di fare della carriera nella kickboxing, è una cosa fattibile ancora oggi o la sconsigli Ma per chi la vuole adesso, fare? guarda, sicuramente se parliamo di un discorso monetario, immagino, ad oggi, nonostante il K1 Max abbia chiuso, vedo che ci sono un sacco di promotion che investono, tipo la One, dove milita Giorgio Petrosian, ci sono dei soldi, certo, non paragonabili all'elite del pugilato, Beh, no, che quello però per no, un però sì. kickboxer... Per un kickboxer sono soldi buoni rispetto alle borse che prendevamo noi, insomma, quando facevamo il mondiale della Waco. Se uno arriva a fare il One, adesso c'è anche, come si chiama, il Glory. Anche lì ci Sì. sono delle borse discrete, se non sbaglio. Sì, no, c'è Mattia, per esempio, che è un nostro amico che adesso sta a fare begli incontri a bei livelli, ha fatto Petrosian Mania l'ultima volta, c'ero pure io, Gli ho ammenato pure a gli lui, ha pure menato pure a lui, ovviamente, a hanno fatto la contatto. sfida, Franchino non si tira indietro a nessuno, tra l'altro mi dicono che Franchino fa i lezioni con i professori sulle live, è vera sta cosa? Come faccio Qui, lezioni con uno i ha scr... professori? Raga... qui Fabrizio Resta ha scritto, Franchino fa lezione... Ah no, Cicalo, Franchino vengono i professori a far lezione. Da Franchino vengono i professori a far lezione. Ah, vengono i professori a fare lezione, quello sì, Chi certo. viene? Beh, Chi che è il professore? materia? Eh? Che Oh, materia ma scrivi? Come fai le domande a sarà Guccini? scippo, sarà scippo. Come fai? Scippo, Cioè, polizia, tacchieggio. Rapina, rapina, cazzo. estorsione. Cazzo con destrezza, C'ha estorsione. più capi di imputazione lui Favoreggiamento che un braccio di Regina Celi. aggravato. Cioè. Su, fammi le domande ai cucini, c'hai delle domande per i cucini? Dai, su, c'è stare i cucini, le Chiedono materie. cosa ne pensa di Cuccini di Petrosian. Sicuramente anche il kickboxing è uno dei kickboxer più forti, non solo del mondo attualmente, ma della storia, secondo me. Nei 70 kg difficilmente sono riusciti a metterlo in difficoltà. Sì, io quello l'ho visto dal vivo, io stavo proprio non a bordo ring, proprio poggiato sul ring, cioè una roba mostruosa, una precisione, Molto una potenza, potenti, usano esatto. molto l'intelligenza, mi piace un sacco a me come combatte lui. Chiedono se c'è il cappello di Gucci. No, in Il realtà tu cappello? c'hai il cappello di Gucci. No, aspetta, che vi faccio vedere una cosa, aspetta qua. Palle, mo questo va a piedi d'Italia, mi pare il pomata di febbre da cavallo, vamo a piedi d'Italia, capito? Dice Franchino, ma Giovanni ce Di l'hai Bari, la mascherina dei Gucci, te, Franchino? io ce l'ho le mascherine, certo, c'ho No, dei Gucci, dei l'FFP2 Gucci. dei Gucci. No, io no, no, sono povero. C'è Giovanni che dice: Alessandro, ti devono assolutamente dare una chance. Altro che sto fighetto di Ryan Garcia. Fermi, eccolo. Come, scusa? Hai Eccolo. detto? C'è Giovanni Dubai che scrive: Alessandro, ti devono assolutamente dare una chance. Altro che quel fighetto di Ryan Garcia. Speriamo tutti. C'ho Lo pure speriamo il cappello tutti. sponsorizzato, No, team rognoso. fantastico. Grandissimo. C'ho pure la maglietta, dovrei andare a Sì, piantellare, ci metto troppo. Comunque, io l'ho messa a posto, guarda, questa qua. lo sai che fine fa il cappello e qua maglietta, Cicalò? Franchino, ma te sta grande, a parte mi sta grande proprio lo Nascondila, stringer, in effetti. Simone. Nascondila, se no arriva Franchino. Franchino ruba tutto, lascia Ah, fare, guarda. no. La trovo. Io ho proprio la planimetria proprio da casa del Cicalone. So tutto, so dove tiene la roba, so dove la nasconde. Una domanda, chiedono se fai qualche lavoro specifico per il condizionamento delle mani. Ma guarda, per le mani, sinceramente, no. Quando
Facevo kickboxing prima degli incontri in MMA, ho fatto un po' il makiwara, però è che praticamente è una superficie un po' morbida sopra dove devi colpire con la mano per condizionare Non è che è insomma un po' una le Krav Maga questa? ossa. Sì, Sì, secondo è me sì. una mezza Krav Una Maga. domanda Graf Maga, hanno fatto una domanda Graf Maga. Io quando facevo kickboxing un po' le tibie sul sacco così le condizionavo, però cioè non ho mai trovato beneficio come fanno magari i thailandesi fin da piccoli, forse è una cosa che aveva fatto fin da bambini per creare È come dei supporti. Franchino, lui ha iniziato a rubare da piccolo, ormai ruba facile, capito? Solo Sono so cose migliorato che vanno praticamente. fatte da piccoli. È come imparare a andare in bicicletta, cioè. Poi una volta che ha imparato non si dimentica Puoi più, no? solo migliorare. Puoi solo Peggio. migliorare. Puoi solo migliorare. Mi piace proprio quel cappello Cicalo comunque. Mo gliene portiamo uno giù a Franchino, Dai, dai. me lo mando un cappello, glielo rubare Comunque, almeno. grande Ma tu successo la vuoi, maglietta dai. WBC, quella che mi hai portato. Quella quando Ah, ma. ecco, quella è la maglietta del Quella origine. mondiale. Oh, quella quando me la mettono mi chiedono tutti dove l'ho presa, quanto l'ho pagata, se gliela rimedio. E poi, oh, lo sai che c'ha? L'ho lavata 100 volte, è rimasta perfetta. Una Sì. roba. Ma infatti il merchandising del WBC secondo me è il meglio, cioè fanno un merchandising anche una stupidaggine, la cintura del mondiale che è praticamente come quella del mondiale silver che hai visto te, so, Sì. cambia ovviamente una è color argento, una color oro, è la più bella, secondo me è la più bella di tutti, non perché l'ho vinta io, però oggettivamente il design, il Sì, merchandising che fa ma poi pesa un WBC. botto, cioè tutta in pelle, fighissima. Sì. Ci stanno dietro parecchio, insomma, per farla breve, sull'estetica, sui colori, il WBC, mi piace anche per quello. Senti, chiedono qual è la differenza tra la dieta degli sportivi italiani e quelli messicani. Ce lo chiede un nostro amico, Trappole. Questa E beh, Trappoli quelli no, mangiano. i messicani, io ho visto persone veramente perdere 10 kg per fare il peso su un giorno, un giorno e mezzo, Messico. Messico Mazza, sono fatti 10 kg in un veramente giorno e male. mezzo, che cazzo l'hanno svuotati, oh. Poi non No, so, sono pure pesi leggeri. ma è lì, guarda, lì veramente c'hanno, scusami, passano il francesismo, tu coglioni così, quando perdi i chili fino a che l'hanno persi si mettono su a perdi lì, anche se svengono, Ho visto la gente che faceva il vuoto con il sauna suite dentro la sauna, Sauna ma round. suite dentro la sauna, cioè Sì, doppia sauna praticamente. guarda, aspettate, io li perdo piano piano. Ora non è che sono lo studente modello che un giorno prima c'era sul peso, anch'io quei 2 o 3 kg li perdo il giorno prima, ma i messicani veramente è una cosa che poi oggettivamente delle volte ho visto anche a Las Vegas, messicani salì sulla bascola e perdere il titolo mondiale sulla bascola. Perché non avevano preso il peso. Perché se ce la perdi, se 10 sono tanti, se ce la perdi 15 Cane, 10 kg così. può fare quel che te pare. Il mio collega adesso recentissimamente ha combattuto a Las Vegas contro il fratello di Figueroa, quello famoso Omar Figueroa Junior, ha fatto quel suo fratello per il mondiale WBA Sì. e dopo tutta la sauna, dopo tutto Non eccetera ha aggiunto il peso. era circa 3 kg sovrappeso, pensa quanto poteva essere Cioè, sovrappeso penso per come cacchio stava. il mondiale, Perciò cioè diciamo, in sostanza so diete sballate le loro, mettiamola così. no, ma non fanno la dieta la Non maggior la fanno proprio. parte. Il caso isolato c'è sempre del pugile disciplinato, però di 10, 9 fanno insomma hanno schifo assoluto come alimentazione, però Se poi Senti, chiedono invece qual è il tuo pugile preferito da adesso e il tuo pugile preferito a livello storico. Allora, da adesso, aspetta, fammi pensare, perché sono diversi forse. Vabbè, il primo che ti Adesso viene mi in piace. mente. A me piace anche Canella adesso, ha migliorato tanto. Nonostante a Parezzi gli sta antipatico. Perché ho visto proprio un miglioramento netto sulla sua tecnica, sulle schivate. Secondo me c'è una possibilità. Ora lo proteggono un po' perché gli porta soldi. Però va riconosciuto che ha battuto anche pugili validi. Insomma, carriera. Il fatto che adesso a livello mondiale anche nei pesi massimi così è diventato potrei citarmi Manny Pacquiao
ormai a 42, quanti anni ha? 42, non credo sia più, è più una cosa storica a quel punto, Sì, forse direi. diventa più storico, anche se poi in realtà è ancora in attività lui. No, è campione del mondo, Sì, quindi tanto no, è quello, campione. dico, comunque essendo in attività, ovvio non c'ha più i fasti, magari di una volta a livello fisico. Non credo. Però comunque io sarei preoccupato a combattere, cioè, Ovvio, sinceramente. dai, ma pure tra 20 anni, capito? Storico sicuramente Sugar Ray Robinson, lui veramente è stato ineguagliabile, penso, come record battuti, come quantità di incontri, come cambi di peso. Chiaro, ok, diciamo un po' di domande le abbiamo fatte e non lo so se c'è qualche altra cosa, se no, regà, per stasera io francamente abbiamo fatto un'oretta diretta con Alessandro, mi sembra abbastanza. Franchino dicono è depresso, in realtà appena mangiato sta abbioccato, Franchino, si è mangiato gli hamburger alla merda, giustamente. Mazza, come rompi i coglioni Oh, hanno questi. detto Franchino lo puoi usare come esempio negativo per tutto, praticamente, nella chat. Qualunque cosa negativa puoi prendere Franchino. Ma a Roma come va la quarantena? Non me ne rendo conto. No, tranquilla. Cioè, adesso poi da sta settimana si esce molto più liberamente. Ma io devo dire la verità, sono sempre uscito abbastanza tranquillo. Spesa, allenamento, bici. Cioè, prima si poteva stare solo intorno al quartiere, adesso si può muovere su tutta Roma per fare sport. Che è No, un'ottima perché io mi cosa. rendo conto che la mia città è piccolissima, quindi non è una prospettiva giusta a livello, magari rispetto a Roma è totalmente differente. Qui siamo 16.000 persone, quindi è una quarantena, penso, molto diversa da quella che fate voi, Sì, prevista così. beh, adesso che tu ti puoi spostare su Roma inizia a essere più accettabile, ecco. Però è anche vero che mo si vede pure già il casino un po' in giro. C'è casino? Eh sì, già, e più oggi c'era traffico per dire, oggi mi è Noi è capitato. un problema grandissimo il fatto che siamo proprio a ridosso del confine con l'Umbria, perché non possiamo passare in un'altra regione, quindi si può vedere i parenti, Sì, quindi infatti. anche se sono a 20 km. Mentre su Roma con 20 km stai ancora in città praticamente. Eh sì, quello sì, per cui purtroppo è così. Vabbè, dai. E, regà, io tanto se volete poi lo rinvitiamo tranquillamente Alessandro, poi se c'è Sì, altre non ha problemi. domande, per non trattenerlo pure troppo, pure perché dopo un'ora magari si è pure rotto i coglioni pure lui. No, Vabbè, dai, allora facciamo così, salutiamo tutti quanti, salutiamo anche il buon Franchino che è stato salutiamo elemento tutti. di disturbo come al solito. Grande E... Franchino. Grazie Ricuccini, grazie della tua disponibilità. Grazie, grazie per le nozioni Quando vuoi fare un sull'ambiente. video serio insieme a me, insomma, Calcola che te chiederà prima i soldi, poi ti fregherà il poi portafoglio. se mettiamo d'accordo, se mettiamo d'accordo. Va bene. Va Alla bene. prossima. Allora, Quando ragazzi, desideri di sa vi sentirmi, salutiamo saluta tutti. Cioè, io tutti. rimango, loro vanno e niente. Salutiamo Alessandro e Bene, salutiamo ci rivediamo Franchino. presto. Ciao Ciao ragazzi, ciao. bello, ciao, buona serata. Eccoci, scusate ragazzi. Ah, mi tolgo la cuffia perché adesso così posso sentirvi. Ok. Ah, mamma mia. Allora, stasera vi ho portato un ospite di riguardo, vi ho portato Alessandro Ricuccini. Cioè, se in settimana sto pianificando anche altri ospiti. Se c'è qualcuno che vi interessa, me lo scrivete. Come si sente bene l'audio? Dove? Adesso? No, prima c'avevo probabilmente c'era ragazzi, prima c'era un po' di ritorno sull'audio perché c'avevo l'audio del browser che rientrava e rientrava pure la mia voce nel browser. Avrei dovuto mutare me, ma poi se mutavo me stesso loro non mi sentivano, perciò diventava troppo complicata come cosa. No, lo so, è un problema che non potevo risolvere, cioè nel senso, siccome faccio tutto sulla stessa macchina, perciò l'audio arriva dalla macchina e loro sentono me, però entra anche nel sistema che poi nel sistema viene ripassato e c'è cioè un bel casino. Puoi portare Scarlett Johansson? Ma io gli scrivo subito, ma credo che non possa adesso perché sta facendo un allenamento per il prossimo film.
Io ti sento bene con gli auricolari, però prima probabilmente un po' di riverbero c'era sicuramente. Allora, la prossima vogliamo Gloria. Ah, mo, già femmine volete, mo vediamo, sentiamo. È di un'educazione incredibile, Ricuccini. Ma ragazzi, non so se avete capito bene una cosa. Allora, lui che cosa ha fatto? Ma io non capisco perché, però vedo. Scusate, ma è che devo ricaricare perché vedo un'anteprima sbagliata. Vediamo se riesco a ricaricarla e a vederla giusta. Oh, ciao. Ah sì, ecco, questa la vedo giusta. Dice, non so se voi avete capito, cioè lui è riuscito a fare kickboxing 200 match tra dilettanti e professionisti e continuava a studiare, ok? Perciò il diploma, quello che ha fatto. Dopodiché, quando è andata all'università per fare ingegneria informatica, non per fare pizze e fighi. E io, ripeto, sono stato alla discussione della sua tesi perché l'ha fatta a Roma, mi ha invitato, mi ha fatto piacere andarci e ero proprio in prima fila dietro di lui. Cioè lui, mentre faceva l'università, perciò ingegneria informatica, faceva il titolo WBC Silver da professionista in Messico. Cioè non neanche andava a combattere qua vicino casa o andava a Milano, andava a combattere a Cancun, andava a combattere nelle città messicane con i messicani, qualche match l'ha fatto pure in Italia, però diciamo il grosso dei match li ha fatti in Messico e questo è per farvi capire un attimino che cosa vuol dire il sacrificio, l'impegno, cioè tanti dicono ah mi sono massacrato nella vita per laurearmi all'università che è già difficile, ma lui ha fatto laurea all'università e ha fatto anche il mondiale WBC Silver, incontri da professionista. Cioè, cercate di miscelare le due cose insieme. Infatti lui ha detto la cosa più difficile è stato mantenere il peso, perché quando studiavo 6-7 ore al giorno, poi mi dovevo allenare, poi salivo di peso perché stavo seduto e studiavo, per me era difficilissimo. Cioè, secondo me Franchino si estranisce un po', che lo prendi in giro in queste live, ammutolisci al primo insulto e tutta live, forse è una mia impressione. Simon Lee, è una tua impressione. Franchino lo conosco bene. È che magari c'aveva altre, stava a scrivere, stava mangiando, stava a fare diverse altre cose. È proprio vero, volere e potere, esatto, è quello, l'esempio buono è proprio questo, il fatto che lui volendo ha potuto portare, capito, un risultato importante anche a livello professionistico, prendendosi pure la laurea, poi oh, c'ero io, si è laureato con 110, cioè non è che è messo lì a Zagaia, capito? Messo lì, ha portato il progetto e lo hanno promosso con 110. Vabbè, comunque, raga, era solo per concludere. Eccolo Franchino il criminale. Ma dai, che te pare che mi stranisco? Infatti, vedete, no, ma io infatti l'ho detto, se mai te sbagli. Comunque, regà, ho portato ospiti, volevo portare sempre in settimana, volevo riportare Daniele Scatizzi e volevo anche portare Cristian Binda, che Cristian è il ragazzo, quello che ci ha avuto pure il coronavirus, col cui ho fatto pure il video. Adesso vediamo se riesco a organizzare in settimana comunque. Luke dice Micol, Micol gliel'ho detto, ma bisogna trovare un attimino un momento pure per far venire pure lei, ti seguo da poco e grazie ai tuoi video ho deciso di mettermi in forma. Mio cugino mi ha consigliato la dieta degli alimenti che iniziano con la lettera B e con dentro solo roba che inizia con la M. È buona secondo te come dieta? Beh, se inizia con la B e ci stanno cose con la M, ma ci può essere pure una O, perché con la O secondo me riesce a beccare un sacco di roba, tipo buondì o buomdì. Ne puoi beccare di alimenti da questo punto di vista. La dieta del buon di Motta, quella è ottima. I burger con la merda, a voglia, regà. Troppa roba si può fare. Vabbè, comunque, dicevo, per chiudere la live, domani comunque facciamo la diretta e poi se riesco già giovedì vorrei portare qualche altro ospite. Vediamo, dovremmo esserci. Adesso sto organizzando un attimino. Mi raccomando, le live sempre di solito la sera, intorno alle 9, 9 e mezza massimo dovremmo starci. E già vai, regà, è un'ora e mezza che stiamo in live. Dai, ci aggiorniamo a domani. Non so se Franchino adesso fa la live.
Se la fa Franchino, è inutile che vi faccio io il ride perché sennò lui perde la media degli spettatori. Perciò, se Franchino adesso fa la live, vi potete spostare da lui e fargli guadagnare praticamente il. Ah, è morto, vabbè, niente. Vabbè, ve lo dico in genere. In genere, se io finisco la live e c'è la live Franchino, andate da lui praticamente. Basta che andate voi direttamente, non con il ride, altrimenti non gli vale come media spettatori. Ok? Io vi saluto a tutti, ci vediamo domani sera. Vi mando la sigla. Ciao! Sfigati, secchi e brutti, un colpo sotto vi aggiusta tutti. Se ti senti oppresso e da tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso.